malato sbarra. Ci mangiamo un raviolo di dentice con una pasta fresca al basilico, con salsa di frutti di mare e falde di pomodoro. Gli ingredienti per realizzare il piatto sono della pasta fresca leggermente aromatizzata con del basilico disidratato, e del dentice che realizzeremo a farcia e lo inseriremo all'interno. Dopodiché abbiamo dei frutti di mare a scelta, la qualsiasi. Noi oggi abbiamo utilizzato dei tartufi e dei cannolicchi, ma si possono utilizzare anche delle cozze, delle vongole, delle telline, delle lumache di mare, si può utilizzare la qualsiasi. E andiamo a rifinire con una salsina di falde di pomodoro. La mafia e le parrini. In questo caso qua lessiamo il raviolo di dentice in acqua salata, lo mettiamo nel piatto e andiamo a completare con man mano il piatto con la salsa di falde di pomodoro. Mettiamo un pochettino a centro un po' e vengono fuori. Mettiamo i frutti di mare precedentemente scoppiati e aggiungiamo anche un trancetto piccolissimo di dentice, così da rifarci con il ripieno del raviolo. Andiamo ad ultimare con i frutti di mare. Che siamo sordi o muti, rompiamo ste catene. Sicilia vuole gloria, né mafie né parrini. Noi anche in questo caso abbiamo aggiunto dei calamaretti leggermente saltati in padella e tagliati all'orientale, così da conferire anche un po' di cromaticità in più al piatto. E andiamo a rifinire con della polvere di buccia di pomodoro disidratata. La mafia e le parrini. Le altre bucce di pomodoro essiccate, povero cittadino, e un filo d'olio d'oliva a crudo un po' su tutti i frutti di mare e sul raviolo. E mafia e parrini, il piatto si riesero la mano. E mafia e parrini, buon appetito.